Buonasera, Rosario Almano, consigliere comunale a Villaricca, Valentino De Rosa, attivista di Calpisano. Ci troviamo a Via Corigliano, una strada che è da confine con Villaricca e Calpisano. Non potevamo fare a meno di notare gli addobbi che sono stati messi, pensiamo, da una delle due amministrazioni, o quella di Calpisano o quella di Villaricca. E li ringraziamo per questo, però non voglio entrare in polemica. Ma ad oggi abbiamo una strada che è dissestata a 360 gradi, potete vedere gli avvallamenti che ci sono e gli enormi disagi che si creano su tutti noi cittadini che quotidianamente percorriamo le strade. Sono ormai delle voragini che qualche cittadino ha provato a tappezzare, a tamponare con un po' di materiale di vetusta, ma ad oggi il problema reale è questo qui, visto il periodo di pandemia che stiamo vivendo tutti, visto che comunque il denaro pubblico non pensiamo che debba essere così sprecato, tra virgolette, per fare dei raffezzi, chiediamo un intervento forte da parte di entrambe le amministrazioni che prendono realmente a cuore non solo il problema di Via Corigliano, ma anche delle altre arterie, sia di Villaricca che di Calpisano, perché ad oggi, visto, ripeto, il periodo, non resistiamo più a percorrere queste strade dissestate e tutto quello che ad oggi stiamo vivendo. Veramente sono delle piccole voragini. Chiediamo un intervento forte a entrambe le amministrazioni. Grazie.